thinking about and the past so fast. Seems like yesterday we were together, and you tried to make me happy, but I didn't know you were the one for me. I'm just thinking about when in the afternoon, just as every day you took me out, and we talked for hours, and when I was sick, you were there for me. This song is to tell you I'm sorry, and you know if I could turn back time, I'd like to change my mind. I never told you you are a part of me. Siete all'ascolto di Radio Speranza in Blu, la radio della Chiesa Metropolitana di Pescara Penne, frequenza 87,6 MHz. Salve a tutti, cari amici radioascoltatori. Trasmettiamo oggi il secondo appuntamento con la rubrica Scrittori in Blu, dedicata agli scrittori e poeti italiani e in particolare abruzzesi. Sono la scrittrice Anna Di Donato. Oggi ho il piacere di presentarvi la poetessa Alessia Di Martile, che è qui con me. Nata a Pescara il 24 luglio 1991. Consegue la laurea triennale in filosofia nel novembre 2013 all'Università Gabriele D'Annunzio di Chieti, e nella stessa continua attualmente i suoi studi magistrali in scienze filosofiche. Scrive poesie, brevi racconti, pensieri filosofici, aforismi, haiku e tanka. Ha partecipato a vari concorsi, come il premio Wild, il concorso Fondazione Pescara Abruzzo, il premio letterario nazionale Scrivere Donna delle edizioni 2010 e 2011, nei quali è risultata finalista tra i primi tre posti. Ha vinto il primo premio letterario nazionale Scrivere Donna, 20ª edizione 2012. Nel 2013 ha pubblicato con la casa editrice Pagine di Roma una collana di poesia, I poeti contemporanei. Nel febbraio 2014 viene pubblicato dall'Arduino Sacco Editore il suo primo libro di poesie dal titolo Emozioni sfumate. Ottiene anche altri diversi riconoscimenti poetici, come il premio speciale al concorso internazionale Lettera d'amore, 15ª edizione 2014. Complimenti Alessia, un vasto curriculum. Grazie. Ciao Alessia. Ciao. Allora, prima domanda. Come nasce la tua passione per la poesia? Allora, la mia passione per la poesia nasce da un problema familiare che cambiò totalmente la mia vita e quella della mia famiglia circa 7-8 anni fa. Oltre al lavoro, che mi permetteva comunque di fuggire e dimenticare per un po' quella situazione inimmaginabile, iniziai a scrivere. Diciamo che fu il mio secondo sfogo che pian piano diventò parte di me, riempendo ogni attimo del mio tempo. Diventò poi passione, un qualcosa che rievocava la meraviglia in me stessa, quella che gli impegni, i doveri, la monotonia della quotidianità rischiano di offuscare. Ringrazio ogni giorno la poesia perché si è impadronita di me fin dalla prima parola, come una droga che mi rende libera ma senza farmi del male. Qual è il momento della giornata in cui sei più produttiva dal punto di vista poetico? Sicuramente in tarda serata, a volte fino, diciamo, tutta la notte. Sì, quando diciamo tutto intorno sembra spento, rimango io lì a godermi il piacere e la passione per la poesia, per la scrittura. A volte metto anche un po' di musica, così. Senti un po', nel tuo curriculum ho letto che ci sono delle composizioni haiku e tanka. Spiegami un po' il significato, sono curiosa di sapere, insomma, che cos'è una composizione haiku e che cos'è una composizione tanka. Ok, allora entrambi sono componimenti giapponesi. Sì. Principalmente si basano sul tema della natura, quindi rievocare la natura, anche se comunque io scrivo di tutti i temi perché mi piace comunque variare. Bello. Anche se la regola, insomma, è quella di utilizzare la natura. L'unica cosa che li differenzia è la quantità dei versi che implica uno schema altrettanto diverso, il quale deve rispettare un certo numero di sillabe. Per l'haiku parliamo di tre versi, di cui il primo è composto da 5 sillabe, il secondo da 7 e il terzo da 5. Mentre per il tanka, a questo primo schema degli haiku se ne aggiungono altri 2 diversi, entrambi da 7 sillabe. Bello, quindi interessante, insomma, una novità. Sì. Qual è la poesia a cui sei maggiormente legata e perché? Allora, una delle poesie a cui sono maggiormente legata è Senza il tuo amore, perché rispecchia un momento passato in cui
alcune circostanze strane hanno messo fine ad una storia particolare. Mi ricordo uno stato di sofferenza che sicuramente non vorrei rivivere, ma siccome non ho nessuna certezza di non vivere altre sofferenze simili, voglio almeno, nel caso in cui si ripresentano, che siano sofferenze responsabili, ovvero conseguenze delle mie scelte e non del destino o della paura, insomma. Vogliamo leggere un pezzo di Senza il tuo amore? Senza il tuo amore. Senza il tuo amore non vivrò a lungo. Le giornate sono grigie e spente. I luoghi hanno perso ogni significato. E il tempo è come un peso che devo sostenere affinché non mi schiacci. Senza il tuo amore sparirò poco a poco. Nessuno si accorgerà della mia assenza, perché vago nel mondo come un fantasma privo di pace. Bellissimo. Complimenti. Grazie. Alessia, cos'è per te l'amore? Allora, pensavo che l'amore fosse tutto, e sicuramente lo è, ma solo illusoriamente. Cioè, ci illudiamo di amare e di essere amati senza sapere che l'amore non guarisce nulla. Infatti mai colmeremo quel vuoto immenso che abbiamo dentro e che a volte sentiamo più degli altri. L'amore, inteso per me come amore, insomma, per la famiglia, amici, per un amante o per il nostro cane, ci aiuta a dimenticare il nostro limite, quello di essere esseri umani, quello dell'esistenza stessa. L'amore è gratitudine, attesa, fuga, desiderio, passione, paura, incomprensione, un bacio, complicità, una carezza. Il salto che non riesce a compiere è un semplice saluto ad un passante sconosciuto. Ma solo questo, nulla più. Certo, c'è anche il classico detto delle farfalle nello stomaco, e ci credo. Ma anche quelle passano, perché come loro anche noi non siamo per il per sempre. Se vivremo poi un'altra vita, magari infinita, allora cambierò idea. Ammetto però, per essere coerente nella mia incoerenza, che raramente sono molto romantica e quindi abbandono per un po' la logica di questi pensieri per lasciarmi andare, altrimenti non vivrei e non sorriderei. Non si direbbe che non le sai, così sono bellissima. Comunque, adesso ascoltiamo una breve pausa musicale. Bentornati cari amici radioascoltatori, siamo qui con la poetessa Alessia Di Martile. Allora Alessia, un'altra domanda, parlami della tua poesia Non Oso. Allora, Non Oso è una poesia che amo, mi piace un sacco ed è strano perché di solito sono molto critica su ciò che scrivo. È una poesia personale, particolare, racconta un po' dell'amore di cui parlavo prima, sì. Ma di un amore che fugge, mascherando i propri sentimenti. Ovviamente non dirò che è il destinatario perché mi piace pensare che lo stesso saprà da solo che sto scrivendo di lui. Un amore che fugge, appunto, non puoi rincorrerlo all'infinito. Per quello io non oso più. Vogliamo provare a leggere un pezzo della tua poesia, Non Oso? Sì. Ok. Non oso. Nei tuoi occhi vedo cose che non oso toccare. Poi fuggi, ed io non oso. Fuggi tra i nascondigli della notte, senza ascoltare i flebili mormorii del mio cuore. Vorrei abbracciarti sotto il cielo, ma tu fuggi ed io non oso. Bellissima, veramente bella. Complimenti, Alessia. Grazie mille. Mi ha molto colpito la tua poesia Superficie. Secondo te il relativismo e la superficialità sono imperanti ormai? E in che ambiti? Guarda, sicuramente sì, sono imperanti, ma non del tutto. Per questo mi sono sentita di scriverla, nel senso che se c'è qualcuno che sta leggendo queste parole, la mia poesia o altre non mie però affini, e vi si riconosce, vuol dire che qualche verità ancora vive. Gli ambiti possono essere tutti, da quello politico a quello che riguarda i rapporti interpersonali. Il problema rimane sempre quello del contrasto netto tra la maggioranza e la minoranza, tra il povero e il ricco, e come mi hanno insegnato di un vecchio detto, tra chi è il pane non è denti e chi è denti non è il pane. Wow. Questo è molto
una frase molto contadina, molto. Senti Alessia, mi piacerebbe concludere proprio leggendo questa poesia, Superficie. Ok. Superficie. Tutti gli esseri impenetrabili nell'anima, maschere infinite, riempiono i contesti dell'esistenza. L'assurdità vince su tutto. Rinchiusi dall'incolmabile incomprensibilità, rinunciamo alla vita più profonda per rimanere su di una frivola superficie. Bellissimo, anche questa è un'altra poesia molto significativa. Grazie mille. Alessia, dove possiamo trovare i tuoi libri? Allora, i miei libri li potete trovare sul sito IBS. Vabbè, scrivete Emozioni sfumate, insomma, il titolo. E poi alla Feltrinelli, insomma, si possono prenotare a seconda dei tempi, arriveranno. E poi sul sito dell'Arduino Sacco Editore. Questo, insomma. Perfetto. Grazie. Grazie Alessia per essere stata con noi e averci fatto ascoltare queste bellissime poesie. Ricordiamo ai nostri radioascoltatori che la rubrica Scrittori in Blu va in onda qui su Radio Speranza. Arrivederci a tutti e grazie. I'm just thinking about and the past so fast. Seems like yesterday we were together, and you tried to make me happy, but I didn't know you were the one for me. I'm just thinking about when in the afternoon, just as every day you took me out, and we talked for hours, and when I was sick, you were there for me. This song is to tell you I'm sorry, and you know if I could turn